Ciao, sono ancora io. Ascolta, ti ho portato il libretto. Vedi di trovare la misura della mia panda, mi raccomando, Ascolta, io del tuo libretto non me ne faccio niente. Se tu vedi qua, qui, ci sono scritte le misure di gomme, tipo 155-80-13, 165-70-R14 e qui sotto anche 185-55-R15. Io non posso sapere che cosa stai montando adesso, quindi dovresti vedere sulla gomma la misura che monti. Cioè, scusami, io oltre che sapere che macchina ho, che macchie e anche la targa della mia macchina, cioè devo sapere pure la misura di gomme che monto. Cosa devo imparare ancora? Anche che olio monta la mia macchina? Io veramente sono strabiliato, ma voi cosa cavolo servite? Ma guardi, allora, l'olio volendo so anche che cosa monta la tua panda, anche se mi dai la tua targa riesco a vedere il tutto. Non posso sapere le gomme che monti perché chiaramente non ho ancora la sfera di cristallo, visto che ci sono tre misure come ti ho detto. Questo è troppo, tu veramente non vuoi aiutarmi. Avete perso un cliente, ma un preziosissimo cliente, perché io avrei portato la panda a fare mille lavori, guardi, e questo, e magari ogni tanto cambiare l'olio, ogni tanto magari non lo so, cambiare la batteria e così. Basta, voi mi avete scocciato. Io vado dalla concorrenza. Aspetti, signore! Quindi siete riusciti a trovare la misura di gomme della mia panda? No, molto semplicemente si è dimenticato il suo libretto. Sa, siccome noi abbiamo perso un potenziale cliente, allora non vorremmo anche beccarci una denuncia per aver tenuto inutilmente il suo libretto. Quindi, tenga, buona giornata.